Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starrick c'è John Elliotson. Il dottor Elliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me. Dove troverò il dottore? Avete potuto notare, a volte applicando un'eccessiva pressione, si va incontro a risultati inattesi. Purtroppo l'organo si è rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Elliotson. Non mi importano i tuoi principi, e ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Si fa? Pazienti questa settimana.
questo non è il lavoro per me. Non mi fido dei dottori qui, specialmente di quell'Eliotson. Devo trovare un altro lavoro. Che succede? Vi prego, aiuto. Devo parlare subito con Miss Nightingale. Un bruto mi ha preso la chiave e non c'è nessuno qui. Non posso uscire. La chiave, eh? State ferma lì. Forse so come aiutarvi. Oh, bene. Grazie, signore. Beh, sapete dove trovarmi, signore. Andate, signore. Lei saprà. Vi ringrazio, signore. Informerò Miss Nightingale che non intendo più lavorare in questo manicomio. Della mente.
pensi di avere il fegato? Tirati! Questo posto è così... lurido! Ecco, dottore. Continueremo con l'esperimento tra poco. Tra un attimo confronteremo i cervelli di entrambi i soggetti. E siccome tutti e due i soggetti avevano una propensione alla violenza, riscontreremo protrusioni analoghe in alcune aree del cervello. I cadaveri non portano stivali. Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore, scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla?
Watson è morto e la produzione di Elisir è cessata. Oltraggioso. Fry intende consegnare Londra nelle mani del crimine. O magari non ha nessun piano preciso e grazie, si diverte Felipe. Solo a giocare con le nostre vite. E il manicomio è chiuso. L'intero settore medico della città è nel caos. Lui non sa, non comprende le conseguenze delle sue azioni. Quell'uomo è un vero anarchico. Signori, questo tè mi è stato portato dall'India, via nave. Poi è giunto allo stabilimento. È stato impacchettato e un carro l'ha portato a casa mia. È stato messo in dispensa e poi preparato per me. Il tutto da uomini e donne che lavorano per me, che devono a me, Crawford Starrick, il loro lavoro, il loro cibo e la loro stessa vita. Lavorano nelle mie fabbriche come pure i loro figli. E voi venite a parlarmi di questo Jacob Fry, un insignificante ratto che osa chiamarsi assassino. Voi insultate la città che lavora di giorno e di notte e che ci permette di bere questo prodigio, il tè. Ho quasi terminato le mie ricerche. La nostra amata Londra non dovrà sopportare un così folle criminale ancora a lungo. E che mi dite di sua sorella, Miss Fry? Miss Fry verrà eliminata. Molto presto. Delizioso. Scusa l'interruzione, iniziato. Volevo dirti che Sean e Rebecca sono sfuggiti a Otzoberg. Berg ha un'unità, il Team Sigma. Violet da Costa è il suo supporto. Cacciano e uccidono gli assassini da un bel pezzo. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sai, ci vuole ben più di un super soldato templare per porre fine alla storia di Sean Macho Hastings. Stavo parlando con Rebecca. Bene, a ogni modo, se c'è Berg, è sicuro. Il frutto dell'Eden è a Londra. I dati di iniziato fanno pensare alla sindone. I templari sembrano volerla a tutti i costi adesso. C'è qualcosa che ci sfugge. Però sappiamo che non si può affrontare il Team Sigma da soli. Ci penserò io. Nel frattempo, teniamo un basso profilo. Iniziato deve trovare altri dati.